Pace e bene, bentornati con il nostro appuntamento dei Santi. Anche il mese di agosto si è concluso e oggi, che è il 31 agosto, noi ricordiamo San Nicodemo e San Giuseppe d'Arimatea. Ascoltiamo. Trentuno agosto, Santi Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. La figura di Giuseppe di Arimatea emerge con forza nei Vangeli in occasione della sepoltura di Gesù. È un uomo ricco e onorato, un proprietario terriero che fa parte del Sinedrio. Dopo la morte di Gesù, Giuseppe, mosso da pietà e simpatia per il Maestro, ottiene da Pilato il corpo del Signore. Aiutato da Nicodemo, che porta rome in grande quantità, Giuseppe depone il martoriato corpo del Maestro nel sepolcro. Nicodemo, in qualità di fariseo e di capo degli ebrei, era un membro attivo del Sinedrio. Come scrive Giovanni nel suo Vangelo, rimase letteralmente impressionato dai miracoli che Gesù stava compiendo, per cui lo andò a trovare di notte per non farsi scoprire dagli altri membri del Sinedrio. Il Vangelo riporta solo uno scambio di battute tra i due, culminato con la celebre prefigurazione della Passione. Vi ho parlato di cose della terra e non credete. Come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Da quel momento in poi, Nicodemo capisce che Gesù è un inviato di Dio e quindi ne parla a favore nel Sinedrio, dicendo che la legge dà diritto all'accusato, quindi Gesù, di essere ascoltato, e dopo la crocifissione porta gli aromi necessari per imbalsamarne il corpo, aiutando Giuseppe di Arimatea a deporre il corpo di Gesù nella tomba. Di lui non si è mai saputo null'altro. Molto probabilmente divenne un discepolo di Cristo, e ad oggi gli viene attribuito un Vangelo apocrifo. Questi due santi, queste figure molto particolari, le ritroviamo proprio al momento della sepoltura di Gesù. Saranno un po' loro a svolgere questa funzione, ma Gesù ha incrociato la loro vita anche precedentemente e la loro era un po' una figura, diremo con una parola di oggi, borderline, ossia di confine. Coloro che seguivano il messaggio di Gesù ne vedevano la verità, ma al contempo erano ancora inseriti nel mondo di Israele in maniera importante. Ma Gesù aveva di loro una grande stima perché notava la purezza del loro cuore e del loro modo di ricercare la verità con tutto loro stessi, nel grande rispetto. Oggi li vogliamo ricordare proprio per questo gesto del culto dei defunti. Loro si sono occupati del corpo senza vita di Gesù. Come abbiamo noi cura del corpo dei nostri defunti in questo periodo? Pochi giorni fa passavo davanti a un luogo che ho scoperto essere stato aperto da poco, che era appunto una casa funeraria. Penso che sappiate di cosa si tratta, è uno dei luoghi in cui vengono portati i defunti e dove vengono poi ricevuti anche i parenti e amici. Questa cosa prima si faceva nelle case. Perché adesso avviene lì? A voi lascio la domanda, ma lascio anche l'invito a riscoprire il culto dei defunti. È vero, la morte ci fa paura oggi più che mai. Oggi più che mai, anche se la vediamo in mille maniere, la violenza invade il nostro mondo tramite i telegiornali, le notizie, ma rimane questo nostro istinto di volere lontana la morte. Purtroppo però così, a parte che ci allontaniamo da quello che è il nostro destino, la morte del corpo, la morte corporale, quella ci riguarda tutti, come diceva anche il grande Totò, chiamandola la livella. E però così ci discostiamo dal nostro orizzonte, ma anche da quella che è la praticità della vita dell'amore. E i nostri defunti fanno parte della nostra storia e anche del nostro futuro. Quindi riserviamoli il massimo del rispetto e dell'amore, anche facendoli rimanere in casa in questi ultimi momenti, perché loro ne sarebbero veramente contenti e noi ne beneficeremo tantissimo. San Giuseppe e San Nicodemo, pregate per noi.